Salve a tutti amici, sono Mr. Delric. Da quanto tempo che non ci vediamo? Io per primo non ho parole perché in un certo senso quasi mi vergogno di essere di nuovo davanti a un obiettivo. Mi sembra di essere tornato indietro in un certo senso. Però ecco, mi sembrava opportuno farlo questo video qui per mettere i puntini sulle i e chiarire un pochino a tutti, in maniera più chiara possibile, le ragioni per cui io mi sono allontanato un attimino da YouTube, perché a quanto ho capito, e mi è parso di vedere anche da chi mi scrive su YouTube, su Facebook, eccetera, non a tutti è chiara questa cosa, insomma. Ecco, e allora volevo mettere i puntini sulle i. Allora, sicuramente il problema principale è mio personale, nel senso che ho decisamente impostato nella maniera sbagliata il mio canale YouTube. Sbagliata non in senso generale, sbagliata per me, per il mio modo di essere, ok? Io sono una persona estremamente ostile alla monotonia. Io detesto la monotonia. Non sempre amo questo mio modo di essere, ok? Perché spesso mi impedisce di focalizzarmi sulle cose, di poterle portare avanti, di essere costante. Anzi, me lo impedisce pressoché quasi sempre, per cui non amo particolarmente questo mio modo di essere. D'altro canto, mi rendo conto di essere una persona molto più dinamica rispetto ad altre, quindi ci sono sicuramente dei pro e contro sempre. Però, diciamo che sicuramente, ecco, come persona sarei portato per continui cambiamenti nella propria vita, ok? A me piace assaggiare tutto, provare tutto, viaggiare, vedere, scoprire. La monotonia mi ammazza nella maniera più assoluta. Quindi fondamentalmente cosa è successo? Ho fatto sicuramente la scelta più sbagliata nelle impostazioni del mio canale YouTube, cioè le serie. Le serie, per uno che odia la monotonia, cioè adesso ditemi, quante serie io ho mai terminato? Una? Due forse, se siamo proprio ma buoni e gentili e carini, vogliamo farmi una cortesia, dai, te ne abbono, dai, ne fate due, una pacchetta sulla spalla, bravo, grande. Perché non ce la faccio a giocare allo stesso gioco in maniera continuativa, fino a portare tutto in fondo, non riesco a concretizzarle sempre quelle cose, ecco perché spesso detesto il mio modo di essere. E quindi ho bisogno di continui stimoli diversi, giochi diversi, cose diverse. E forse avrei dovuto impostare il mio canale, così come sono stati impostati molti altri, nel proporre cose diverse, in maniera diversa. Solo però che a questa cosa qua io ci sono arrivato ben dopo aver smesso di fare video su YouTube. Perché molti di voi potrebbero dirmi, ma scusami, la cosa più sensata da fare era quella di cambiare in corso d'opera il format del tuo canale. Se avessi saputo che il mio problema effettivamente era quello. Non ci ho mai pensato così a fondo. Perché non ci ho mai pensato così a fondo? Non c'ero arrivato. Allora, per diversi fattori. Il mio lavoro che è diventato decisamente più impegnativo rispetto a prima. E meno male, perché in un periodo del genere lavorare, Che cazzo è che si lamenta? Non è una lamentela la mia, meno male. È un dato di fatto, è sicuramente aumentato il mio lavoro, mi ci devo dedicare decisamente molto di più, e meno male, cacchio. Due figli, no uno, due, tutte e due con impegnativissimi. Allora, io mi rendo conto, ogni genitore dirà questa cosa dei suoi figli, ma i miei sono certificati, ok? Cioè proprio papà bollo, li hanno proprio certificati. Quindi sì, sono estremamente impegnativi come bambini, per cui anche nel tempo libero non sono qui a lavoro, ma sono a casa, ho il mio bel da fare, per cui ok, non c'è tutto questo tempo e questa energia per potersi mettere, adesso mi metto a giocare su YouTube, devo registrare, devo intrattenere. Ho bisogno io di essere intrattenuto, ok? Adesso io ho decisamente bisogno di essere intrattenuto, bene. Ecco, detto questo, per me era diventato decisamente pesantissimo fare video su YouTube. Anche perché c'è un'altra cosa che era diventata particolarmente frustrante per YouTube. Allora, quando si registra un video, spesso un video lo puoi fare durare una mezz'ora, un'ora, e di gioco effettivo e di registrazione effettiva, poi facendo il dovuto montaggio, i tagli e quant'altro, potevi giocare dalla mezz'ora a un'ora. Benissimo, stando qua nel mio negozio, mezz'ora e un'ora,
di clienti, i clienti entrano, ok? Io mi metto sul retro, i clienti entrano e tu cosa devi fare? Devi mettere in pausa la registrazione, andare a servire il cliente, ritornare. Se questa cosa succede 3-4 volte mentre tu stai registrando, ogni volta diventa frustrante perché dici e adesso cosa cazzo stavo dicendo? Ogni volta che tu ritorni davanti al tuo computer dici ah, mi sono bloccato, stavo dicendo qualcosa, cosa cazzo stavo dicendo? E devi andarti a guardare l'ultimo pezzo di video magari. Diventa frustrante, diventa anche una merda poi il montaggio, diventa tutto uno schifo. A un certo punto ti viene voglia di ribaltare tutto e dire ma vaffanculo, basta. Registro in un altro momento. E io non trovavo più questo momento, dannazione, perché il lavoro comunque andava, a casa c'era la situazione che c'era. E che cacchio quando facevo di notte. Allora ho detto vabbè, senti, facciamo una roba. Proviamo le live. Le live sono sicuramente meno frustranti magari, no? Meno impegnative. Non proprio. Perché? Perché comunque è un impegno fisso. La live è un impegno fisso, perché se tu vuoi creare dei contenuti per i tuoi followers, adesso si dice così, comunque le persone che ti seguono, le persone che ti guardano, le persone che stai cercando di intrattenere, tu devi dare loro un appuntamento fisso. Guai a sgarrare, perché comunicarlo è sempre problematico, perché non tutti seguono i tuoi social, quindi comunicarlo non è facile a tutti. Quindi tu dici, ah, il giovedì sera alle ore 21 noi siamo in live tutte le settimane. Non puoi sgarrare, non puoi avere il giovedì sera dove hai due strafanti, due balloons così, ok? E dire, no, non c'ho voglia di andare in live, c'ho voglia di fare altro, ok? Non puoi. Quindi diventa un impegno comunque sia. Metti caso che quel giovedì hai figli che sono scatenati, devi metterli a letto tu, devi fare, quindi dovresti, cioè è un casino, è comunque stato un casino, ok? E comunque mi sembrava ancora troppo poco, perché una sola sera a settimana, cioè mi sembrava di non fare neanche bene quello che stavo facendo, per cui ho detto vabbè, sentite, fare una cosa per farla male per me non ha senso. Ho chiuso tutto, chiaramente ho comunicato a chi in quel momento mi stava seguendo e ho chiuso baracca e burattini. Anche per tagliare quello che per me stava diventando un impegno. Molte persone che appunto contavano particolarmente sul fatto che tu portassi contenuti, e non un contenuto qualsiasi, ma magari proprio quel gioco in particolare, quindi contavano su di te, tu dovevi esserci, che fine hai fatto? Stava diventando una responsabilità in più a quelle che già avevo e che già ho, insomma, ed è una cosa che io non volevo. È stata soffertissima come scelta, perché comunque io ci tenevo alle persone, ma che avevo conosciuto, perché comunque molti di voi li ho conosciuti tramite YouTube, e mi dispiaceva allontanarmi da morire. È stata una cosa, è una scelta veramente pesante da dover prendere, però alla fine ecco, siamo qui. Ci tenevo particolarmente a dirvi quali erano le mie ragioni, anche perché ho avuto, diciamo così, l'impulso un po' di fare questo video, ma anche perché in previsione che diciamo mi sono imbattuto casualmente in un software per giocare a giochi di ruolo online, visto che in questo periodo serve particolarmente un attrezzo del genere, uno strumento del genere, vista la situazione in cui stiamo vivendo. Mi sono imbattuto in questa cosa bellissima e avrei voluto in realtà condividerla con più persone possibili, perché magari molte persone, scoprendo uno software del genere, avrebbero potuto approfittarne. Visto che non esiste un tutorial in italiano, esistono solo in inglese, ho pensato di proporre dei video ad hoc. Ora, quando usciranno, come usciranno, non lo so, perché devo scovare in me l'energia, il tempo e la voglia di poterlo fare, ok? Però comunque ci terrei particolarmente a farlo. Chiaramente, ecco, io metto subito le mani avanti. Il mio sarà un tutorial base, perché non mi sento in grado di poter fare un tutorial avanzato su un software del genere, perché è un software che ha una, tutto sommato, una curva di apprendimento che non è proprio base, però è fatto veramente molto bene, e anche solo cincionandoci su un pochino
si riescono a fare veramente delle cose stupende con un software del genere. Ecco, detto questo, signori, un bacione a tutti quanti. Io sono felice veramente di aver avuto modo di nuovo di poter rientrare, non proprio a gamba tesa, ma in maniera molto... sai, quando c'è l'acqua molto fredda al mare e tu inserisci un dito, rabbrividisci male e dici no, però lo voglio fare, però sei molto... Ecco, in questo momento io sono un attimino così... Va bene, ci siamo capiti, ok, comunque. Ci vediamo molto presto, ragazzi. State in campana, eh. Alla prossima.